Salve YouTube, benvenuti in questa prima puntata di Diablo 3. Approfittando del fatto che su questa stagione, la stagione 4, offre delle ricompense incrociate tra i giochi Blizzard, tra cui il ritratto stagionale di Diablo che ho già ricevuto da Heroes. E su Heroes stesso, la cavalcatura di Maltael, per chi porta un personaggio del 70, approfitti di questo fatto per sviluppare un PG e registrare, anche se ormai penso che chi gioca Diablo conosca memoria, la storia di Diablo 3. Utilizzerò, come avete visto, un cacciatore di demoni, il mio personaggio preferito, nonché l'unico che so usare. Un attimo. Atto 1. La mia famiglia è stata massacrata dai demoni. Assistere a una simile tragedia può devastare la mente. La follia ha ucciso mia sorella e ha lasciato me terrorizzata e sola. Finché non sono stata salvata. Salvata dai sopravvissuti che si erano uniti per difendere il mondo dalle creature dell'inferno. Hanno visto in me la forza necessaria per resistere ai demoni. E mi hanno fatto diventare un'arma. Ora sono pronta. Una meteora è caduta su Tristram e i morti si sono risvegliati. Li rispedirò nelle loro tombe. Da preda sono diventata cacciatrice. A me piace troppo anche il carisma che ha questo personaggio, cioè è eccezionale. Eccoci qua, con la nostra cacciatrice di demoni, sul balestrino grauso. Cominciamo. Solo i morti emettono questo fetore. La stella caduta è vicina. Ah, sei normale, perfetto, va benissimo, in difficoltà. Io ricordo anche i miei comandi che non gioco più a Diablo da mesi. Ho viaggiato fin qui per trovare la stella caduta e purificare questa terra dal male. È caduta sulla vecchia cattedrale. C'è stato un solo sopravvissuto, Lea. Dovresti parlare con lei. Capitano Ramford, altri morti in arrivo! Non possiamo aprire le porte finché non li respingiamo. Continuano ad arrivare! Sì, venite zombie, vi faccio fuori tutti, su! Su che non c'è tempo da Non ho mai perdere. visto nessuno combattere così. Guardie, aprite le porte! Troverai Lea alla locanda del vitello macellato. La chiesa di Zacharum è caduta in disgrazia. Quale fede può salvarci Vabbè, adesso? mettiamo questo però, È la fine io del aspetto mondo. di Non ve prendere i ne rendete prossimi, conto? che non sono ancora mai usato. Ovviamente io ho già giocato a Diablo, ho il forziere vuoto, perfetto, non ho il forziere in comune con gli altri personaggi, ottimo. Ottimo, andiamo avanti. Lea, carissima. Lea, giusto? Ramford dice che sei sopravvissuta all'impatto della stella. È così. Ma ha scaraventato mio zio, Deckard Cain, nelle profondità della vecchia cattedrale. Ho cercato di raggiungerlo, ma i morti si stavano già risvegliando. Sono tornata qui a radunare la milizia, ma. Attenzione! I feriti stanno mutando! Ehi, questo sta affossando i miei affari! I morti ci travolgeranno tutti se non facciamo qualcosa. Allora porrò fine alla loro esistenza e salverò la tua città. Ti ringrazio,
Dovresti parlare con il capitano Ranford alla porta cittadina. Ti dirà cosa fare. Ok, però prima andiamo qua, andiamo un po', andiamo a vedere un'occhiata. Ah, faccio un po' i cazzi di Lea, va? Siamo sotto assedio da 6 giorni ormai. Zio Dekar è ancora disperso. Il capitano Ranford e gli altri stanno perdendo la speranza. Ho detto loro di non perdere la fede, ma se non riceviamo un aiuto al più presto... È arrivata chicca l'aiuto, tranquilla. Solo Ranford. Siamo un po' siamo finalmente giunti alla vecchia cattedrale di Tristram. Questo è il luogo dove Diablo, il signore del terrore, ha corrotto l'umanità la prima volta. Qui troverò finalmente le risposte che cerco. Lea è preoccupata per la mia sicurezza, ma qui credo di poter trovare informazioni vitali per sconfiggere l'ultimo signore degli inferi fiammeggianti. Che posso fare per aiutarvi a combattere i morti risorti? Ammiro il tuo coraggio, ma il capitano Daltin e la milizia sono stati massacrati da quelle cose. Sono sopravvissuto solo io. Non preoccuparti, vendicherò la loro morte. Beh, ti ho visto combattere. Attacca le madri abbiette e la loro regina. Sono loro che vomitano questi orrori. Attaccano le barricate! Non c'è problema, caro. Mi chiamo per i paesi a ammazzare madri abbiette. Eccola. Ecco, quella è una delle madri abbiette. Ce ne sono altre nelle rovine lungo la strada. No, no, andiamo un po'. Cominciamo ad equiparci. Io, Dekar Kane, ho trascorso molti anni a viaggiare e a scrivere delle strane creature che popolano il nostro mondo. Ma la vista delle madri abbiette ancora mi turba. Esse sono ciò che resta delle ancelle della regina Asilla, traviate da oscuri sortilegi dopo una morte violenta. Ora si nutrono di cadaveri, regurgitandoli sotto l'odio forma non basta. Di nuovi morti viventi. Non dimenticherò mai la prima volta che vidi questi orrori uscire caracollando dal bosco. I nostri cari, seppelliti molto tempo addietro, si levavano dalle tombe per attaccare i vivi. Ciò nonostante, i morti viventi erano solo l'inizio. Caro lettore, sono Abd al-Hazir, avventuriero, studioso e ricercatore. Condivido il mio sapere su questo incredibile mondo e le sue creature attraverso dotte missive, spesso a rischio della mia stessa vita. Ebbene, sono stato di recente nel Canduras, dove le mie tende sono state invase da malevoli rattospini. Sono riuscito a scacciarli con una scarpa, ma ad un uomo meno ardito sarebbe andata assai peggio. Che fortunello costui! Che bello avere il rattospino nella tenda! Andiamo. Cioè, andiamo avanti. Un sottolivello. Andiamo a farlo subito. Vediamo in che cosa consiste. Che soddisfazione. Ho passato di livello intanto. 4 babbi e un forziere. Aspettavo di meglio, ma aspettavo. Guarda qua. Guarda qua sotto ci sono le peggio cose. Vabbè, meglio. Meglio per me. Andiamo avanti, eh. Il re impazzito. Giustizia chiunque incroci il suo sguardo paranoico. Nessuno di noi è al sicuro. C'è il pozzo, andiamo a vedere un po' di soldi, eh. Sono sempre tornarci utili. Prendiamo un po' di soldini. C'è anche un bel forziere.
Cosa ho mai raccolto? Finisco di girare e poi andiamo a vedere cosa diavolo ha quell'oggetto. Appena riusciamo a livello 5, cominciamo a prendere un'abilità un po' più fica, la secondaria. Allora, vediamo un po'. Cintura, va tutto, fa brodo al momento. 6-7, poi teniamo lì che non ci servono. Andiamo, No, devo andare a far fuori le ultime madri abbiette. Questo è un ingresso per il livello segreto. Non ho con me il bastone per entrarci. È fatta. E le madri abbiette sono ora morte. Quelle empie creature possono avere pace. Ok, cristallo qua cos'è per fare gli upgrade? Cioè per creare oggetti per l'artigianato. Un'altra cantina, vediamo un po'. Tutti questi forzieri sono vuoti, c'è qualcosa che non va. Oh, un mostro con un nome. È più forte degli altri. Ok. Vediamo cosa mi ha dato. Ah, questa mettila qua che non mi serve. Mi dà più tempra e più recupero. Mettila su, cambiamo. Adesso come adesso tutto fa brodo praticamente, devo comunque equipaggiare il personaggio in qualche modo, poi pensiamo a ottimizzare la faccenda. Ok, la spada ovviamente al mio personaggio serve tantissimo. Eccoci qua alle vecchie rovine. La malvagità di Diablo è ancora percepibile. Una vecchia trista nel posto in cui i vecchi giocatori di Diablo 1 hanno affrontato per la prima volta il signore del male. Gran gioco il primo Diablo, che non ha niente a che spartire con questa roba qua che hanno fatto adesso, però vabbè, quello è un parere personale. Cioè se non c'è meno mazza in questi cadaveri, noi li clicchiamo sempre per onde evitare, magari qualcosa per sbaglio può capitare che venga fuori. Mi piace esplorare le mappe in al 100% il più possibile. Aggiungo e esplorare ogni angolo così da essere sicuro di aver trovato tutto praticamente, visto che sta signorina qua deve anche livellare, almeno fargli fare che sono di su, ma forse sono meglio questi, no, sono peggio addirittura, quindi va bene così. No. E anche il boss l'abbiamo fatto fuori. Ora facciamo fuori le barili, prendiamo quello e torniamo a Tristor a dire alla buona Lea che abbiamo fatto fuori. No, capitano, però lei non c'è ancora. Grazie per l'aiuto, ma potresti provare a far ragionare Lea? Non desiste dall'idea di voler salvare suo zio. Ne dovrebbe. L'aiuterò a trovarlo. Che soddisfazione. No, mai parlare con Lea, mettiamoci su gli stivali. Andiamo con Lea. Vieni, andiamo a cercare tuo zio. Prima dovremo aprire la cattedrale. Le guardie l'hanno chiusa a chiave prima di cadere nell'imboscata. Ramford mi ha detto che si sono ritirate verso il capanno di Adria. La chiave deve essere ancora lì. Un po'. Ah, i triboli. Bene. Cominciamo ad avere un po' di abilità in più. Ok signori, tra un po' porto Lea al capanno di Adria. L'appuntamento di oggi può finire qui, dal vostro Lepiddu e da Tristram è tutto, bye bye.